Fratelli rossoneri, amici rivali di YouTube, buon pomeriggio, buon pomeriggio, buon pomeriggio, buon pomeriggio, buon pomeriggio, buon pomeriggio a tutti amici, buon martedì pomeriggio, finalmente è uscito il sole, dopo la bufera, finalmente, dopo la tempesta, finalmente è uscito il sereno. Allora, notizie di calciomercato per quanto riguarda il nostro amato diavolo. Dunque, vanno avanti i contatti per Milenkovic, Pioli. Chiesa, secondo me, è molto più difficile da prendere, anche perché è veramente commisso sparato. Secondo me Milenkovic, che a noi veramente non farebbe comodo, ma farebbe comodissimo, verrebbe per fare il centrale, ovviamente. Ma in caso di emergenza, se succedesse un caso di emergenza, Milenkovic addirittura potrebbe anche in caso di emergenza fare un secondo ruolo che è il terzino. Lui verrebbe come centrale, ovviamente. Può giocare sia con una linea 3 che con una linea 4. È alto 1,90, è molto dotato tecnicamente, non è neanche lento, di testa è fortissimo. Per me è una prospettiva veramente, veramente allettante per la nostra rosa. Scusate, non lo rifaccio, direi che non c'ho voglia. Dimmi, 1 euro, prendila pure, caro. Prego. Vai sullo scontrino, ciao bello. Ciao. Poi chiudi bene il frigo, bello, ciao. Stavano dicendo, guarda, non ci voglio fare il video. Comunque, a livello fisico, veramente è una bestia. Buono anche tecnicamente, alto 1,90 di testa, anche, segna anche diversi gol. Cioè, per noi, veramente farebbe comodissimo. Secondo me, Stefano vuol fare comunque il mister, vuol fare una squadra anche molto muscolare. Anche per questo, stiamo spingendo tantissimo per il rientro comunque di Bakayoko. Bakayoko, addirittura si parla con un. Ma io poi non ho capito una cosa con Bakayoko. C'era gente, non so se ha rinnovato il contratto o non aveva rinnovato, perché io sapevo che nel 2021 gli scadeva il contratto, praticamente lo prendevamo a zero. Poi non so se andando al Monaco ha rinnovato per altri 2 anni, non ho capito bene. Comunque, si potrebbe fare con un prestito oneroso con obbligo di riscatto, Bakayoko, con una cosa di questo genere. Comunque, la trattativa è ben avviata e niente, vediamo un attimino di riportare anche Bakayoko a questo punto, così, visto che il mister vuole una squadra muscolare, già avremo due giocatori molto fisici che, secondo me, due giocatori molto fisici, anche ben dotati tecnicamente, farebbero non comodo ma comodissimo. Chiesa già è una pista più difficile. Poi, capitolo attaccanti, Maldini aveva detto che non voleva punte, però si continua a parlare che il Milan invece vuole un attaccante. Secondo me, se Leao verrà girato come pedina di scambio, verrà dato in prestito, cosa che io sinceramente non darei, a parte che io Leao personalmente lo vedo più come un esterno che come una punta, perché l'ultima partita, secondo me, ha dimostrato proprio di essere un esterno offensivo. Cioè, lui, secondo me, è forte quando prende palle e può puntare in campo aperto, secondo me, perché è più bravo in campo aperto che a difendere il pallone, secondo il mio punto di vista. Poi, naturalmente, noi l'abbiamo preso per fare l'attaccante con Ibra, comunque se si mette a posto con la testa e gioca. Non in ciabatte, ma gioca con le palle che ha giocato le ultime partite. Io sinceramente, io le ho una possibilità, gliel'avrei data. Darlo in prestito per farlo giocare sempre, però anche un'ipotesi che non sarebbe male, che comunque sia, trova anche fiducia, si abitua ancora di più al calcio italiano. Comunque cederlo, no, sinceramente cederlo no, a meno che arriva qualcuno che ti dà 40 milioni, 35 milioni, cosa che non accadrà mai. Però sicuramente io Leao me lo terrei, lo darei o lo terrei come laterale. In emergenza come attaccante, oppure lo darei in prestito per farlo giocare, per farlo un attimino maturizzare ancora di più. Detto questo, allora, no, palcoscenico attaccanti. Allora, Mino Raiola vuol portare Kane al Milan. È un'altra testa calda, però secondo me è un giocatore che di prospettiva, secondo me, potenzialmente è buono. Anche lui è un altro di quei giocatori che ha la testa che. È un altro rapper, diciamo, chiamiamoli così ormai i nostri giocatori di colore. Sono un po' rapper, diciamo. Ha un po' su questa testa da rapper. Ricordiamo il casino che ha fatto anche con Zaniolo, con l'Italia, che praticamente stava tirando anche Zaniolo a fare un po' rapper, a farsi i cazzi loro con sti minchia di social, che io veramente i giocatori social li farei completamente evitare. Forse per me veramente metterei delle regole veramente fisse e rigide sotto questo punto di vista. Sì? Prego, prego, vai Pippo. E quindi comunque potenzialmente per me è buono. E poi c'è una bomba che è esplosa, che io parlo di testate giornalistiche, quelle che leggo comunque su internet, come le leggete voi, le leggo pure io. Si parla addirittura che Mendes vuol portare Diego Costa al Milan. Altra testa di cazzo anche lui. Allora, Diego Costa, quando era all'apice della sua carriera, secondo me era un mostro davanti, ti faceva reparto da solo. Ibra con Diego Costa a livello caratteriale, se iniziano a litigare è finita.
Botte da Orbi vengono fuori. Sarebbe un gran nome per il reparto offensivo, calma, perché se è in forma Diego Costa davanti è devastante. Cioè con Ibra se diventassero migliori amici, penso che Diego Costa con Ibra fa 40 gol. 30 li fa tutti, perché comunque veramente lui comunque uno che vede la porta, è uno che fisicamente è un mostro, sa giocare a pallone, ha questo carattere che cioè in campo se non fa una rissa a partita non è lui praticamente, perché Diego Costa penso che fra lui e Pepe, il centrale del Real Madrid, sono i due più grossi figli di mignotta che ci sono già mai esistiti sulla terra in campo. Cioè, sono proprio due giocatori non cattivi di più. Fra lui, Sergio Ramos, Pepe e altri due o tre, per me sono fra i primi 5 o 6 più cattivi che ci sono in campo. E più teste di cazzo, anche con più alto quantitativo di cartellini rossi. Detto questo, se arrivano i campioni, ben venga. Più campioni arrivano, più torniamo competitivi, più li possiamo inserire nel nostro scheletro che è già comunque ben definito. Detto questo, ragazzi, stasera se riesco vado in live. Voi provate però 20:45, ok? C'ho un problema alla schiena che c'ho mal di schiena, non riesco a stare seduto sullo sgabello. Sono sincero, sto prendendo anche dei farmaci perché veramente c'ho la schiena che a pezzi. Sarà lo sgabello, la postura che quando sto seduto magari troppo mi fa male, non lo so, mi è venuto un mal di schiena della Madonna fuori. E niente, se riesco facciamo la live, voi 20:45 connettetevi, vediamo come sto adesso, mi prendo un altro occhio adesso, vediamo un attimino se stasera starò meglio. E niente, vi mando un abbraccio, vi mando un bacione, ragazzi, ditemi qua sotto che vorreste, che non vorreste, tutto quanto come al solito, in maniera educata come siete sempre nei miei confronti. Vi mando un bacio, ciao a tutti da Rasta.